Ciao a tutti e benvenuti in questo video assaggi. È arrivata praticamente l'estate, anche se siamo ancora a maggio, fa un caldo maledetto ed è già ora dei gelati. Magnum ha buttato fuori quest'anno, dopo i tre Inferno, Purgatorio e Paradiso dedicati a Dante, il gelato dedicato a Michelangelo, il piacere universale. Allora, cocco e cacao i colori, il cioccolato bianco la tela, il cristallo di lampone, il colpo di genio. Piacere universale, Michelangelo, cocco bianco e lampone. Cocco, ok, quello abbiamo già letto, niente, ci sono sempre questa cosa, tutte le parti compresa sulla confezione del gelato. Gelato al cocco con salsa al cacao magro 6%, ricoperto con cioccolato bianco 24%, granella di zucchero al lampone 1,5%. Gli ingredienti sono sempre i soliti, gli allergeni sono latte, burro, latte, lattosio, soia, lattosio, latte. Ok, ma andiamo. Oddio, fa caldissimo, fa troppo. Andiamo a assaggiare questo meraviglioso gelato. Allora, funziona molto carina. Veramente troppo caldo. Anche i gelati. Ok. Ecco qua, questo è come si presenta il nostro Magnum Michelangelo. Sento subito il gelato al cocco, molto forte, molto buono. Cioè, è un cocco che si sente, non è quel cocco che forse sa un po' di cocco. Lo zucchero di lamponi sento un po' poco. Siamo arrivati. La variegatura al cacao magro, che anche qua la sento un po' poco. Dire, sarà che io sono accaldata, una sete tremenda, e sento solo il cocco, un bel cocco fresco che mi disseta. La variegatura al cacao la sento un po' poco. Adesso si sente che prima era proprio poca. No, si sente. Scusate. Adesso che si vede bene, si sente. Il cioccolato bianco si sente, non si sente tanto il lampone. Allora, io anche mangiando solo non lo percepisco particolarmente come gusto. Cioè, di solito queste cose qui al lampone sono super forti, sono più acide. Quindi si sentono tanto, invece qua non particolarmente. Allora, per me è molto lontano. Molto lontano da quelli dedicati a Dante, che erano molto più particolari. Soprattutto il Purgatorio, che è il mio preferito. E, è un buon gelato, però non così magnifico da farci la limited edition, secondo me. Perché, ripeto, sento poco questo lampone. Alla fine si è mangiato il cocco cioccolato, ma non lo so. Speravo meglio, speravo molto meglio questo Magnum Michelangelo. Così tanto pubblicizzato, così tanto aspettato, così tanto cercato. Ci ho messo tanto a fare il video perché tutte le volte che lo cercavo era esaurito. Cioè c'era il cartellino ed era proprio la fila vuota. Perché probabilmente lo prendevano tutti, appunto, tanto. Poi tutto questo rosa, questo. Cioè, cacchio, saprà tantissimo di lampone. Il lampone non si sente per niente, cioè proprio. Non pervenuto. Poi vabbè, il cocco, ripeto, buono. Buono, però. E il cioccolato, la variegatura al cioccolato dentro, sì, ok, però. Ripeto, sono un po' delusa. Un po' delusa. Fatemi sapere se voi l'avete trovato o avete fatto fatica. O l'avete ancora trovato perché non si trova.
Se l'avete trovato, l'avete assaggiato, fatemi sapere se vi piace e secondo voi se è meglio, peggio, paragonabile al quantomeno ai tre gusti dell'anno scorso, che secondo me erano molto più elevati, molto più alto livello. Questo qui invece è un po' così, un po' insignificante, un po' delusa, però vabbè, ripeto, buon gelato, mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto mi aspettavo tanto lampone che invece non c'è, non si sente proprio neanche per sbaglio. E niente, questo era il mio video assaggio sul Magnum Michelangelo, come sempre ragazzi per aver visto il video, un bacio alla prossima, ciao!